Radio Radicale, siamo con l'onorevole Bolognesi, presidente dell'Associazione delle Vittime della Stazione di Bologna, per parlare con lui della conferenza stampa che si è svolta oggi a Montecitorio, sulla verità che ancora manca, i tasselli che ancora mancano, per la verità giudiziaria sulla strage di Bologna. Allora, dopo la sentenza Bellini, che cosa può dire? Volevo sapere che cosa rappresenta a nome delle vittime della strage di Bologna e che cosa è stato fatto con questo pronunciamento della giustizia italiana. Questo qui è sicuramente un fatto importante perché sulla base di documenti, una mole di documenti notevoli, ha portato uno squarcio nel retroscena della strage di Bologna, vedendo come la loggia massonica, i vertici della loggia massonica P2 hanno finanziato e organizzato la strage già fin dal febbraio del 79 e organizzato dal punto di vista tecnico la strage con Federico Umberto D'Amato, che era capo dell'ufficio affari riservati, e anche addirittura predisposto i vari depistaggi incaricando di questo il direttore del Borghese Mario Tedeschi. Ecco, questo è stato quello che si è rivelato all'interno di questo processo. In più c'è la condanna in via all'ergastolo di Paolo Bellini, che anche lui ha avuto una parte all'interno dell'esecuzione della strage, e tra l'altro, voglio dire, da questo processo sono emerse le innumerevoli e immense protezioni che questo soggetto ha avuto nel corso dei vari anni. L'altro aspetto ancora eclatante è che ci sono dei collegamenti e vengono fuori da via Gradoli sia sul terrorismo nero che sul terrorismo rosso. E credo che questo sia un fatto importante che probabilmente può avere degli sviluppi anche in futuro. Senta, D'Amato e Tedeschi sono stati condannati? No, allora, Gelli, Ortolani, D'Amato e Tedeschi sono morti e pertanto a questo punto si sono raccontati i fatti che lì, i documenti, ci sono i documenti che svelano quello che hanno fatto, però è chiaro che non possono essere processati e pertanto non sono stati condannati. Ecco, quando si riferiva a Via Gradoli, a che cosa alludeva in particolare? Alludevo all'appartamento in cui c'erano le Brigate Rosse nell'epoca del sequestro Moro. Lo stesso appartamento, lo stesso, diciamo così, locale, fu dato in affitto anche ai NAR della Mambro e di Vale, che poi assieme, tra l'altro, uccisero una serie di carabinieri che stavano indagando sulla In strage. che periodo ci sarebbero stati Vale e la Mambro in quell'appartamento in via Gradoli? Nell'82, 81-82 sono stati lì Cioè, loro. dopo che praticamente era stato scoperto il covo delle Brigate Rosse nell'aprile del 78? Sì, aprile 78 fu scoperto il covo delle Brigate Rosse e andò come andò, che il rubinetto d'acqua aperto, eccetera. C'è stata anche una seduta spiritica. Sì, vabbè, adesso quello sono tutte cose che a me interessano, una cosa relativa, Beh, per insomma, cui è significativo chi ci che sia crede va uscita fuori bene. una cosa sulla seduta spiritica. Vedo che sorride. No, dico che chi ci crede va bene, oh, per carità, io non ci Io, credo. alle sedute Io, spiritiche? no, io No, non ma ci nemmeno credo. io ci credo. Allora, ecco, Quindi. basta, quindi cioè, da quel punto di vista lì io rimango perplesso. Poi probabilmente, dico probabilmente, è una mia ipotesi di lavoro, ecco, per carità, probabilmente non hanno voluto raccontare da dove è arrivata Ho capito. l'informazione, ecco, per intenderci. Quindi Ecco. loro sono stati tranquillamente, insomma, sono stati tranquillamente, Vale e la Mambro sono stati tranquillamente in quell'appartamento che era stato scoperto dal. Sì, nella stessa unità immobiliare erano lì anche loro, e tenete presente che queste palazzine sono tutte palazzine che erano di una società dei servizi segreti. E allora questo, in questo processo di Bologna è stato condannato l'amministratore Cartracchia, che era quello che affittava questi appartamenti. Ecco, credo che questo sia un fatto Allora, significativo sì. da prendere in considerazione. Senta, Ecco. allora, adesso che cosa è necessario fare a suo modo di vedere? Cioè,
come bisogna procedere, perché oggi la conferenza stampa l'avete fatta sulla verità che ancora manca. Beh sì, no, secondo me innanzitutto la documentazione che è venuta fuori adesso in questo modo ci sarà sicuramente utile per altri processi come quello di Brescia che sta avviandosi adesso, primo dato. Secondo dato, è sicuramente un fatto importante perché la digitalizzazione dei documenti sta andando avanti e probabilmente da questa digitalizzazione emergeranno altri spunti di indagine da portare avanti anche lì. E io ho suggerito alcuni spunti che sono le responsabilità politiche dovute al governo che nel 78 ha nominato i vertici dei servizi segreti, tutti iscritti alla loggia massonica P2, e questi vertici dei servizi segreti hanno gestito il caso Moro, il caso Mattarella, il caso Amato e la strage del 2 agosto. Ecco, questo è un dato. L'altro dato sicuramente è il caso Mokbel, con i finanziamenti che questo soggetto dava ai terroristi fascisti e ai fascisti in generale. Credo, fascisti intesi come eversione nera, tanto per intenderci, credo che questo sia importante da sviluppare, cosa mai fatta, per poter andare oltre anche quello che è emerso a Bologna. Allora, le cose che lei mi sta dicendo sono state scritte anche nella relazione finale della Commissione Moro, di cui lei faceva parte nella scorsa legislatura? Alcune cose sì, senz'altro, alcune cose sono state scritte. Non sicuramente il discorso che le Brigate Rosse e INAR avevano avuto lo stesso parte. Cioè questa non l'avevate scritto? No, non l'avevamo scritto perché non lo sapevamo, lo abbiamo imparato adesso questo fatto. E l'altro fatto, tutto il discorso Mokbel, nella relazione c'è il discorso che la sorella di Mokbel era presente là in via Gradoli proprio di rimpettaia all'appartamento dove c'erano le Brigate Rosse, ecco, e credo che questo sia un fatto da sviluppare. Noi su questo abbiamo ragionato, è stato ragionato in un'udienza del processo e si è esaminato anche con la Mokbel questo aspetto, e credo che questo, se vogliamo fare un discorso sul caso Moro, possa essere ripreso e approfondito. La conforta che oggi qui a Montecitorio alla conferenza stampa vi fossero tanti esponenti politici? Sì, mi fa molto piacere, anche perché probabilmente questo segna la voglia, il desiderio anche da esponenti politici di altre parti, non di parte di sinistra ma anche di altre parti, di approfondire l'argomento e di capirlo fino in fondo. Bene, io la ringrazio. Ringrazio Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione delle Vittime del 2 agosto del 1980, che ha partecipato a questa conferenza stampa che ha promosso sui tasselli mancanti, sulla strage di... La promossa De Maria. La promossa De Maria, certo, però lei ha partecipato come esponente... Sì, chiaro. Bene. Grazie. Grazie anche a lei. Grazie.